Cari amiche e cari amici, ricordatevi che Salvo 5.0 vive solo delle donazioni. Spegni la TV e accendi il cervello. Eccoci, allora, siamo pronti, cari amici, parlo al plurale non perché mi piace il plurale a maiestatis, ma perché non sono da solo. Eccoci qua! Oh, finalmente! Ecco! Sono dietro le quinte di uno studio meraviglioso. Bello, vero? Ti piace? Sì, però mi sento un po' troppo bassa. Vabbè, ma perché? Ma non puoi, non è che sei mica così bassa, cioè... Mi arriva qui, perché non lo vedo. Sì, ma sai perché? Il bancone è alto così perché è fatto per stare in piedi. Altrimenti, se era per stare seduti, l'avremmo fatto più basso. Questo amici, è stato... venite tutti da Salvo per due motivi. Uno, c'è una famiglia meravigliosa. Secondo, lui è meraviglioso. Dunque, vabbè, vi sentirete tutti a casa. Salvo, apri le porte perché qua arriviamo da tutta Italia proprio. Va bene, ma voi siete i benvenuti, le porte sono aperte. Allora, questo Mi scappa la diretta è veramente un Mi scappa la diretta, proprio come quando è nato a novembre del 2012. Cioè proprio abbiamo detto, senti, fra poco andiamo a mangiare qualcosa, ma non facciamo una direttina giusto per ricordare a chi ci segue quello che succederà stasera. Allora, vedete? Adesso io inquadro la locandina proprio in primissimo piano. Guardate qui, cari amici. Siamo qui, Ambra è qui, cioè no, Ambra è a Treviso purtroppo, o a Udine. Dov'è Ambra di preciso? Doveva partire dall'aeroporto di Treviso, poi purtroppo non ha potuto, quindi sarà collegata con noi via Skype. E Pam è qui proprio per questo evento. Oggi, questa sera, alle 21 circa, io chiedo a quelli che verranno qui fisicamente di arrivare alle 20:45, perché poi c'è sempre il tempo di sedersi, eccetera. Cominceremo sicuramente con almeno un quarto d'ora di ritardo, in modo che alle 9:10 al massimo si parte. Perché? Perché il film dura 124 minuti e poi dobbiamo avere un po' di tempo per la presentazione e il dibattito. Quindi, e vorrei finire entro mezzanotte e un quarto, se no qui i vicini magari ci tirano qualche secchiata d'acqua, anche se questo caldo non è che poi fa tanto male. E soprattutto per me i vicini scenderanno ad assistere al documentario. Ambra è meraviglioso, il tuo documentario. Ambra è meravigliosa. Anche. Ambra è meravigliosa, ecco. E la baciamo tantissimo, doveva essere qua con noi, purtroppo per problemi familiari non ha potuto, ma sarà in diretta. Sarà in diretta con noi via Skype, abbiamo fatto le prove tecniche ieri, adesso vediamo se riesco con la telecamera del totale a fare, ecco, non si vede purtroppo la parte lì, non si vede, comunque c'è un angolo dello studio pieno di roba, c'ho una cassa per amplificare, un altro computer, il videoproiettore, cavi, mixer, di tutto per cercare di avere un audio accettabile sia per quelli che sono presenti qui nel cortile e sia per chi invece assisterà da casa allo streaming. Naturalmente, sottolineo una cosa importante, nello streaming non ci sarà il film, credo che voi lo possiate capire, perché il film ovviamente è appena uscito in DVD, quindi chi desidera vederlo si procurerà il DVD. So che molti di voi l'hanno fatto, in particolare il nostro amico Sergio che ci scrive qui. Allora leggiamo su YouTube. Franco Russo, sono quasi pronto anch'io. Franco verrà qui, lui parte da Catania, ma sarà qui. Guarda, lui è un'altra scintilla, un altro fantasma meraviglioso. Non vedo l'ora, Franco. Franco è stupendo. Ecco, e lui sarà qui, sta venendo. Lui parte da Catania, ma farà verso le 5 arriverà. Poi Sergio è a Vigevano, non credo che verrà purtroppo, però col cuore è qui. Infatti cos'è che scrive? Ecco, ciao ragazzi, è come se fossi anch'io lì con voi. Un abbraccio a tutti. Poi Azzeni dice, siete meravigliosi, Cola Z, Salvo, Bergamo è da te. Ecco, grazie, e io si sono da Bergamo. Si sente che sono di Bergamo. Si sente che proprio un leggerissimo accento bergamasco. Ieri mio papà, chiacchierando così, fa, ma voi milanesi? Al che Pam gli fa, aspetta, tu pugliese, ha detto a mio papà siciliano di Vittoria, pugliese, che per lei era proprio un'offesa, l'offesa peggiore, visto che a lei mio papà aveva dato della milanese. Bergamo per me non è solo la mia città, Bergamo è la mia vita,
Come possiamo difendere il territorio se non lo amiamo, ragazzi? Sicilia io la amo, sono felicissima di essere qua in Sicilia, mi sento a casa e ringrazio tantissimo. La Sicilia deve tornare ai siciliani. Noi non mi ricordo quante basi militari della NATO abbiamo qui in Sicilia. C'è fra l'altro il MUOS a Niscemi, a pochi chilometri da qui, che inquina, che uccide, e che è un'arma che serve per uccidere altre persone, perché serve per pilotare i droni per andare ad ammazzare la gente. Vabbè, ma per te è un'offesa peggiore milanese o bresciana? Diciamo che è un'offesa non chiamarmi bergamasca. Ecco, diplomatica, oggi Pam è diplomatica. Va bene, quindi cari amici, questo veramente mi scappa la diretta brevissimo, ci salutiamo già, era solo per ricordare a coloro che si trovano qui dalle parti di Ragusa che è ancora possibile prenotarsi, trovate l'evento pubblicato sia sul mio profilo personale che sulla pagina pubblica Salvo 5.0, reporter per caso, lì trovate l'evento, potete mettere parteciperò. Anzi, chiedo, se qualcuno ha messo parteciperò, o perché vuole vedere la diretta streaming, o per solidarietà, per simpatia, per affetto, per amore, ma non intende venire qui fisicamente, è pregato o pregata di togliere il parteciperò e mettere interessato o interessata. Mi piacerebbe capire quanti saremo, perché siccome ho ricevuto prenotazioni in vario modo, per telefono, via messaggio privato, via email, via sms, ho perso il conto, quindi potremo essere da 20 a 80. Guardando i partecipanti e quelli interessati, addirittura saremmo circa 100. Ovviamente molti non verranno, però insomma vorrei capire quanti saremo. E allora, se mi fate il favore, chi sta vedendo questa trasmissione e ha messo parteciperò ma non verrà qui fisicamente, è pregato / pregata di togliere il parteciperò e sostituirlo magari con interessato. Se qualcuno vuole venire qui a vedere dal vivo il film che si vedrà solo qui, oppure il dibattito che si vedrà anche in streaming, bene, se vuole venire qui fisicamente è pregato o pregata di mandarmi un messaggio privato o sulla mia pagina pubblica Salvo 5.0 reporter per caso, oppure il profilo personale Salvo Mandarà, un messaggio privato per dire stiamo venendo, siamo in 1, 2, 5, quelli che siete, e io risponderò con l'indirizzo esatto. L'indirizzo non lo pubblico, perché vabbè che chi mi vuole male l'indirizzo lo sa tranquillamente, però insomma pubblicare l'indirizzo, che è un'abitazione privata, non mi va. Per quello che mi sono persa, perché io invece ti amo. Ecco, lei si è persa oggi. Ah, lei stamattina, ragazzi, roba, posso raccontarlo? Si è svegliata alle 7:30, nonostante noi siamo andati a letto che erano le 3 ieri, mi pare, sì. Le 2:50, insomma. E io non sono abituata. E lei alle 9, lei cena alle 7, alle 6 e va a letto alle 9. Ieri invece proprio l'abbiamo fatta strafare, è andata a letto alle 3, stamattina alle 7:30 si è svegliata, io sentivo rumore, giocava con le cagnette, a quel punto ho aperto la finestra e vedo lei già vestita così come la vedete adesso, c'è il costume sotto però, dice io vado a mare, e ho detto aspetta, ma non ho aperto il cancello, sapete che ha fatto? Ha scavalcato il cancello, che se passava una pattuglia, cioè la portavano dentro perché usciva come una ladra. Vabbè, guarda, l'importante è essere qua, mal che vada andavo al fresco, visto che ecco, qua fa un caldo. Comunque per fortuna non è passata nessuna pattuglia e quindi non l'hanno arrestata. È meraviglioso qua però, ragazzi. Hai fatto il bagno, com'era l'acqua? Meravigliosa, bellissima, pulita, la gente è fantastica, cioè io sembra che mi stanno pagando per fare pubblicità, ma io non ero mai stata qua, ci tornerò. Bene, ma l'hai promesso, tra qui e settembre. A prescindere da Salvo, io a dire la verità gliel'ho promesso a suo papà Pippo. Dopo, se c'è anche Salvo, lo abbraccio volentieri. Però papà Pippo e la mamma sono meravigliosi. E tua sorella, perché tua sorella è stata una scoperta. Dai, la mela non cade mai lontano dall'albero. Ecco, bello, mi è piaciuto. L'hai detto anche ieri sera a mio papà e mi è piaciuto questo proverbio. La mela non cade mai lontano dall'albero. Vabbè ragazzi, niente, ci salutiamo. Andiamo però a vedere un attimo, quindi cambiamo telecamera. Ecco, mettiamo quella di taglio così ci inquadra meglio. No, rimani qua. Il ragionevole dubbio. Allora, andiamo a vedere un attimino, se ci sono commenti su Salvo 5.0. Ci sono. Allora, vediamo. Giancarlo, ciao, siete fortissimi, vi abbraccio. Marco Vari, fate conto come se io fossi là con voi come vostro supporter. Pippo, scusa, ma se non c'è il film a che serve? Pippo, la diretta streaming serve per il dibattito, non per il film.
E mi spiace, penso che tu capirai, no? Il DVD è appena uscito, se io faccio la diretta streaming brucio il DVD e non mi sembra carino, ecco, nei confronti di Ambra, che ha dedicato anni della sua vita per produrre questo film. Quindi chi vorrà potrà assistere al dibattito. Però mi hai dato un'idea, caro Pippo, e quindi ti ringrazio. Io adesso vado a cercare il trailer, il ragionevole dubbio, eccolo qua, e adesso, caro Pippo, ti copio il link del trailer che dura 17 minuti, ecco, copia indirizzo link, tac, incolla, pubblica. Ecco, caro Pippo, se vuoi puoi guardare il trailer, che non è un trailer normale, i trailer durano 30 secondi, un minuto, questo dura 17 minuti, quindi dà un'idea abbastanza ampia, diciamo, di quello che potrai vedere nel film, che invece dura 124 minuti. E poi, se magari vuoi anche conoscere un po' più in dettaglio Ambra Federigo, che è l'autrice del film, ti copio anche il link per vedere l'intervista che le ho fatto recentemente. Ecco qua. Questo è quello che posso fare, caro Pippo. Quindi, se hai tempo, guarda l'intervista e il trailer, e poi, se ti interessa, il dibattito. E questo è tutto. Andiamo a vedere i commenti su YouTube. Allora, vediamo un po'. Quindi Franco l'abbiamo già letto, Sergio l'abbiamo letto, Azeni l'abbiamo letto, Cola Z, Salvo Bergamo e con te l'abbiamo letto, è da te. Medissimo, che evento, mi sono perso qualcosa? Vabbè, Medissimo, adesso credo che il tuo commento è di molti minuti fa, avrei capito. Proiezione e dibattito del film Irragionevole Dubbio. Stefano Giuman, ciao ragazzi. Sono più di 110 basi militari in Italia. Io parlavo della Sicilia, abbiamo Sigonella a Catania, abbiamo il MUOS, abbiamo Trapani Birgi, e questi sono i primi tre che mi ricordo, ma ce ne sono tanti altri, tante altre. Franco Russo, 113, perché loro ci tengono i numeri. Sono 113, vero? In Italia sono 113, più di 110. Sì, lui dice più di 110, e mi pare che siano proprio 113, ma solo in Sicilia saranno almeno 4 o 5, ecco. Poi Franco Russo, due abbracci e a più tardi, carissimi. Sergio Lapi, per la questura sarete in 5. Ah, guarda, sicuro, allora saremo io, la Pam, mio figlio Leonardo, le tre cagnette, siamo già in 6, mio papà, mia sorella, mia mamma, Mauro e Alessandra, che spero tra domani e venerdì di presentarvi, perché sono due altri stupendi due esseri umani stupendissimi con i quali facciamo ipnosi. Ecco, magari ve li presento, sono già qui, arrivati da un paio di giorni, quindi insomma saremo più di 5. Franco dice due abbracci, anche 4, io sono invisibile. Italian Ox Watch, ecco, questo è il mio amico Angelo Terra, un bacione, amori che siete tutti e due. A Zeni ci manda un sorriso. A dice ciao Salvo, ma parla della teoria della terra non geoide? No, parla dei vaccini. Si parla di vaccini, cioè un ragionevole dubbio sulla legittimità della legge che rende obbligatori i vaccini, o comunque del fatto di farseli questi vaccini. Ecco, è praticamente un documentario. Ecco, io non ho visto la metà, lo vedrò oggi per la prima volta tutto completo. Tu che l'hai già visto, vuoi dire in dettaglio qualcosa su questo film? Allora, semplicemente è un documentario che parte dal un racconto di alcune mamme che hanno subito un danno da vaccino, i figli logicamente hanno subito un danno da vaccino, per andare a toccare, grazie a un avvocato, l'incostituzionalità del decreto, del DDL che la fantomatica Lorenzin vorrebbe propinarci. È illegale, eh? È illegale lei, il suo cavolo di Parlamento e le leggi che stanno legiferando. C'è un medico che parla della pericolosità di questi vaccini. Solo perché uno. Più di uno. Più di uno, sì. C'è un biologo, c'è un medico. Perché questi vaccini, signori, non servono un tubo. Oramai perfino l'OMS ha dichiarato che alcuni vaccini sono arrivati quando la malattia era già debellata. L'OMS, non stiamo parlando di gente pagata per... No, anzi, a dire la verità, l'OMS fa parte di un sistema che ci vorrebbe uccidere. Se sono arrivati loro a dover ammettere certe cose, era perché sono obbligati a farlo. A me, dei vari bubu nazionali,
giornali non mi interessa niente. A me piace il ragionevole dubbio, perché fa vedere cosa dicono i primi Nobel, non i bubu nazionali, non i massoni immischiati al servizio. Ma chi è sto bubu? Burioni, il nostro amico Burioni, quello che ha minacciato di querelarci. Ma quello... secondo te l'ha fatto veramente? Dici che sa scrivere? Vabbè, ci avrà un avvocato. L'avvocato gli ha pure detto, quando io gli ho detto sarà un piacere conoscerla in tribunale, perché lui mi ha detto che mi aveva querelato, lui ha detto il mio avvocato dice che per lei non sarà un piacere. Quindi vuol dire che c'è un avvocato che gliel'ha scritta la querela. Però a me non mi è ancora arrivato niente. Per me fa parte della lista dove l'abbiamo cattato. Si può dire cattato, lo capisco, no? O è bergamasco puro, scoperto. Vabbè, la lista massonica. Fatto sta che il ragionevole dubbio è un documentario perfetto, inopinabile. Ambra ha fatto un lavoro meraviglioso di testimonianze. Cioè, alla fine delle due ore, Salvo, te l'ho detto anche ieri, più che un dibattito ci sarà un'esplosione di rabbia. Perché comunque quando tu apri gli occhi, soprattutto quando si parla di bambini che te li stanno ammazzando con la volontà, non puoi restare, far finta di niente. E poi di gratitudine. Ci sarà un'esplosione di gratitudine nei riguardi di Ambra e di tutte le persone che con coraggio stanno andando contro un sistema. Io ringrazio i genitori, ma non solo dei bambini danneggiati, i genitori in generale, le persone che hanno una coscienza e hanno iniziato a indagare al di là di quello che i giornali o i media ci sparano. Ma anche la stessa ministra Lorenzin. Salvo, io sto ancora aspettando i 200 morti di morbillo nel 2014 a Londra. Boh, io se dovessi andare in televisione e dire una cappellata del genere, minimo mi querelano, ma minimo. Addirittura lei ha detto che l'Austria aveva vietato di andare a Gardaland. Signori, Gardaland ha querelato la Lorenzin. Come mai non è andata in televisione a dirlo che ha fatto una figura di M internazionale? Perché qui non si tratta più di ridere tra di noi, qui si tratta davvero di prenderli e metterli tutti in galera. Tutti, dal primo all'ultimo. Quando ci sono persone che mi dicono: ah, ma quel determinato parlamentare, o piuttosto che è andato contro la Lorenzin, dunque onore, io rispondo sempre: ok, dove era fino a ieri? Allora, non cadiamo nelle trappole del sistema che ci vuole banderuole, ok? Noi, gente comune mortali, siamo di più, siamo più intelligenti, siamo più belli, siamo capaci, siamo noi il futuro. Dunque smettiamola di aspettare che qualcun altro dall'alto ci dica cosa fare. Facciamolo, come stiamo facendo io e Salvo, lo facciamo. Io ho preso un aereo per venirlo a abbracciare prima di tutto, Salvo, sei più alto di quanto ti immaginavo. Ah sì? Sì, ti devo dire la verità. Vabbè, però vedi, la mia ciabatta, vedi, è un professore. In televisione sembri più basso. Sei più simpatico. Vabbè, sì. E poi c'hai un figlio meraviglioso. Questo, perché guarda, ho parlato della tua famiglia, ma non ho parlato di tuo figlio. Questo sì. È di un'educazione che ti levo il cappello, Salvo, perché al giorno d'oggi l'educazione è talmente rara, quando dovrebbe essere scontata, che dunque ti levo il cappello per il padre che sei. Ma guarda, devo dire una cosa. Io, anche se tu prima hai detto le mele non cadono vicino all'albero, non ho fatto molto, non lo so come mai, è fortuna. Ho due figli, tu non conosci l'altro, lui verrà qui il 7 agosto, sono entrambi diversi l'uno dall'altro, ma meravigliosi, da questo punto di vista veramente sono molto molto contento. E la cosa bella, e questo farebbe piacere sentirlo a Silvana Agosti, che mio figlio dopo la terza media ha smesso di studiare, ha smesso di farsi indottrinare, poi magari quando sarà più grande, se vorrà, studierà qualcosa, per il momento non vuole più farsi fregare, insomma. Lui dopo la terza media ha provato un paio d'anni, perché io e la madre ovviamente provavamo a insistere, eccetera eccetera, dopodiché ho capito, basta, l'abbiamo mollato. Però io sono veramente felice di come sono entrambi, ecco. Grazie, mi fa piacere. Davvero? Che tu abbia detto questo, anche perché loro sono schivi. Un mondo meraviglioso, riprendiamocelo. Figurati, io qui con la televisione vorrei coinvolgerli, ma loro proprio sono sempre schivi. Addirittura a volte dei loro amici, quando vedono magari su Facebook, non dico i nomi perché si arrabbiano, perché poi tutti mi chiedono l'amicizia, vabbè, insomma, comunque loro, i loro nomi, cognome Mandarà, ma sei parente di quello lì? Che alcuni
con ammirazione, molti, molti di più, con scherno. Ah, ma sei parente di quel coglione, di quel complottista, eccetera, eccetera. Quindi loro proprio si nascondono, proprio assolutamente, quasi si vergognano di questa mia attività. Però, vabbè, va bene. Che sono... mondo di merda. Che mondo di merda. Va bene, dai. Allora, c'è anche Patrizia 2.0 che ci saluta, Franco Russo che ricambia il saluto, Stefano dice Bubù Burioni, divertente, interessante, anche l'altra diretta dove andavate a mostrare gli interessi di Burioni che produce e brevetta lui stesso prodotti farmacologici. Ma guarda, non è quello il problema, sai, e voglio sottolinearlo perché tanti fanno questo errore qua. Il problema non è il fatto che lui abbia brevettato le cose, perché va bene, anzi... potrei anche dire onore che stai brevettando qualcosa che forse può migliorare la salute. Il problema sta nel passaggio dopo, che quando lui brevetta e vende in America, in automatico arriva Pomona SRL, mi pare, comunque Pomona. Pomona, lui lavora per Pomona, che compra questi brevetti, dunque siamo già a due passaggi burionici. Ma non è quello, Pomona vende a Fides Pharma. Questa è la cosa da sottolineare. Fides Pharma è una società, tra l'altro questa è una SRL davvero, con 8 milioni di euro mi pare di indotto annuo, dove producono vaccini. Dunque non parlate di brevetti, perché sennò siete opinabili. Voi dovete parlare di Fides Pharma. Dunque lui lavora per tre società e tutti e tre comprano i suoi brevetti. Pensate l'indotto che ha questo uomo qua. Secondo voi lo fa con la cognizione dell'aiutare il prossimo, o essendo la Fides Pharma gestita da uno che di lavoro in scatola, dunque non c'entra niente con la salute, o è solo un prestanome per celare qualcosa di più? Boh, io fatto sa che di Bubu non mi fido, non mi sono mai fidata neanche quando andava con l'orso Yogi a rubare i cestini, dunque vedi te se mi devo fidare dell'ultimo arrivato. Comunque fatto sta, il ragionevole dubbio è da vedere. Io vi invito davvero a venire, se non riuscite contattate Ambra, è una meravigliosa creatura che ve lo spedisce. Allora, prima di salutarvi, perché visto sono le 2:05, adesso andiamo a pranzo, anche se lei dice che salta il pranzo, ma poi vedrai, mia mamma è brava a preparare qualcosa che ti farà venire un po' d'appetito. Antonio dice, alla Lorenzin e complici hanno fatto il lavaggio del cervello MK Ultra. Chissà, potrebbe essere vero. E invece Mike Rossi dice, bello vedere che il 25 luglio c'è gente che parla di cose serie e non solo di vacanza. E Luca Zu dice, giorno gente, buongiorno a voi, Pam e Salvo. Bene, come vedi gli spettatori continuano ad aumentare. Noi che stiamo salutando adesso sono arrivati quasi a 100 a quest'ora con pochissimo preavviso. Siete fantastici. Va bene, allora spostiamoci di qua, così ci facciamo vedere di nuovo. Anzi, vieni qua, vieni proprio vicina, vicina, vicina. Dove sei? Eccola, eccola, non c'è bisogno che ti alzi. Mi sento sempre più bassa. Sei bellissima così. Bene, ma non ci arriva la telecamera. Dovremmo abbassarlo un po'. Ok, allora noi vi salutiamo, ci vediamo... se lo volete, intanto alle 19 c'è la rubrica Siamo alla frutta e verdura con Giuseppe Cocca. Vi dico che però la registriamo. Ma mettiti giù, dai, stai tranquilla. Adesso cambiamo telecamera. No, guarda, cambiamo. Ecco, con questa vieni bene. Ero in punta di piedi. Allora, quindi quella di oggi con Giuseppe Cocca la registriamo alle 5:30. Perché se facessimo la diretta alle 7 finirei alle 8 ed è troppo tardi, non avrei il tempo di sistemare le sedie, l'amplificazione, il proiettore, eccetera. Quindi ho chiesto la cortesia a Giuseppe, il quale come sempre disponibilissimo e gentilissimo ha consentito di registrare un po' prima. Quindi vi invito, se vi interessa la rubrica Siamo alla frutta e verdura, andate ora a mettere le vostre domande. Nella pagina prossimi appuntamenti trovate già il video disponibile, mettete le vostre domande, noi le leggeremo però registrando, quindi ovviamente non potremo leggere i commenti in diretta perché non saremo in diretta. Poi sarà trasmessa come sempre alle 19, ma oggi sarà registrata un'ora e mezza prima. E poi ci vediamo, se lo desiderate, alle 21 circa. Abbiate pazienza, se vedete che alle 21 non abbiamo ancora cominciato, non andate via, anzi andate a chiamare qualcun altro, perché dovendo far sedere da 20 a 90 persone, non so quante saranno, insomma magari cominceremo con qualche minuto di ritardo, diciamo speriamo di cominciare per le 21, stasera appunto con l'introduzione al film, poi durante il film metterò la locandina senza audio e poi ci rivedremo
alla fine del film, dopo 124 minuti, per il dibattito. È tutto. Pam e io vi abbracciamo, ci vediamo più tardi e grazie. Vuoi dire qualcosa? Vado a fare il bagno. ciao a tutti e grazie. Cari amiche, cari amici, ricordatevi che Salvo 5.0 vive solo delle donazioni. Spegni la TV e accendi il cervello.